Allora, vogliamo cominciare? Dobbiamo cominciare. Però bene, spiegando. Cominciamo spiegando bene la funzione. Già non riesco a dire l'introduzione, vedi come sto messo. Siamo in due apposta perché ci sono io e tu mi passi il testimone. È come nel wrestling, ti ricordi quando si toccavano, entrava un altro? Vai, vai. Ok. Ok, che cosa sono? 15 minuti di conversazione da cui ognuno dei due trarrà un video di 3 minuti montato in modo diverso che pubblicherà sul proprio canale. Quindi vedrete due video a un certo punto perché la strada si separerà, come alla fine di Fast and Furious, quella scena che mi fa sempre commuovere. It's been a long time. Che bella voce, ma perché non vai al cantante mascherato e ti mascheri da Silos, magari? Comunque mandiamo un piccolo chi contributo. Ci sarà? Chi ci sarà sotto il silos? Facciamo dei nomi. Dino Meneghin, non lo so. Allora, lanciamo al volo due piccoli estratti dagli scorsi video. Vai con quello di Federico Basso. A questo punto, come prevede il format, abbiamo parlato per un quarto d'ora di questo, di quello che era il tema principale della puntata, puntata integrale che trovate al link che è stato messo in descrizione. Un piccolo estratto dal video di Vincenzo Albano. Ecco, come potete capire, comunque due stili molto diversi. Il mio era musicale, quello di Federico puntava sulla comicità di questo interlocutore molto bello e simpatico. Ognuno cucina con gli ingredienti che trova nella dispensa. E la nostra è una mystery box, praticamente. Esatto, noi oggi è proprio una mystery box. La apriamo? Apriamo la mystery box? Sì, vediamo chef, cosa... perché oramai c'hanno questo atteggiamento da caserma anche in cucina. Sì, chef! E allora apro la mystery box e oggi si parla di vacanze. Wow! Il tempo parte adesso! Anzi no, aspetta, adesso ho fatto lo splendido, ma devo far partire... Ma questa è la magia del cinema, è la magia della televisione. Ma qua siamo su Skype, quindi... Va bene così. Allora, quindi... Il tempo parte da adesso. Ok, allora Vacanze, la prima domanda che mi sento di fare è: ma io so già la risposta. Mare o montagna? Allora, io sono come una tartaruga. Io a giugno, scatta a giugno, primo giugno. Inizio, mi butto a terra e inizio a muovermi verso... Con il tuo collo così. Sì. Poi arrivato ad Ancona, da Milano, arrivo ad Ancona così, no? Mi butto in mare e trovo un tartarugone più grande che mi dice: ciao bello! E mi porti tipo Nemo, capito? E andiamo fino al Golfo di Taranto. Quindi io mare assolutamente. Mare. Tu Federico, io so anche la risposta. Io montagna! Perché allora, al mare va bene, va benissimo. Io, come tutti i piemontesi, ogni tanto trasmigravo verso la Liguria perché è d'obbligo per il piemontese andare in Liguria. Quindi ho fatto tutta la Riviera Ligure quando ero piccino, Santa Margherita, Borghetto, tutti i paesi. E poi ho cominciato con la montagna e non ho più smesso. Perché non ce la faccio a stare in spiaggia, quello mio. Ecco, ma io me lo ricordo, quelle poche volte che ti ho visto in spiaggia, non ti ho visto in spiaggia perché eri lì, fermo. Fede, andiamo a fare il bagno? No. Fede, andiamo in barca, No, mi abbronzo, perché giustamente... Ma neanche... Mare. No, non neanche mi abbronzo, perché tanto sto sotto l'ombrellone, cioè io... A fare cosa? Avere... Cioè, qual è la tua... Ecco, allora, facciamo una cosa, adesso trapiantiamoci lì nel posto in cui non vorremmo essere. Okay. Io in montagna non farei altro che fare tipo un chilometro di passeggiata al giorno... per averlo come scusa per mangiare la qualunque. Cioè, io sarei l'incubo dei cervi e dei cinghiali lì. Invece tu come lo... Un chilometro non è che sia poi sta... ripido. Ok, pendenza. Okay. Pendenza. Io al mare, guarda, cioè, mettimi all'ombra, ti prego, poi dammi al minimo sindacale la settimana enigmistica. Almeno, poi...
riviste di gossip che leggo solo al mare perché non c'è vero, è vero. Perché il cellulare io non posso tirarlo fuori dalla borsa, queste cose qua, perché ho paura che poi si rovini la sabbia, tutte queste, la salsedine. Poi sì, se lo usi per scavare, sì, si rovina il cellulare, ma altrimenti no, eh. No, no, io sono iper così, protettivo nei confronti del cellulare, perché ho paura che si rovini. Poi l'unto delle creme, quello, cioè che qualunque quello. Cosa poi... Apri il giornale, ti sembra subito che invecchi immediatamente perché lascia questa patina sulla Gazzetta. Che sto dice, cambiando quando, idea anche io adesso. Di quando è la Gazzetta? 30 anni, cosa c'è scritto? Campioni del mondo su sta Gazzetta, l'82, perché la invecchia subito, la incartapecorisce subito. E poi, no, poi devo dire che se però mi dai tutte queste condizioni, per cui la sdraietta, l'ombra, sì, il bagno lo faccio. Anche la pensione, volendo. Cioè, ma il mare non ti attira, non dici, toh, faccio un bagno, mi rinfresco, perché poi il calore che arriva dal sole, il calore che arriva dalla sabbia, magari anche il vicino di ombrellone, quello chiassoso, il bambino che piange, non ti viene voglia di migrare verso il mare e perderti nelle dolci acque? No, mi viene voglia di andare in montagna dove dico, oh, posso starmene in casa, dormire al pomeriggio, poi uscire con calma, farmi la passeggiata nell'assoluto silenzio, una cosa che... Ah. Secondo me alla montagna che il mare non ha è l'assoluto silenzio, perché tu puoi mettere la mano ovunque tu voglia, tanto ci sarà il rumore del mare che può conciliare. Ma infatti i poeti che dicono quanto rompe il cazzo il rumore del mare lo dicono, ma tutti siamo d'accordo, il fruscio del mare quanto dà fastidio, quanto esatto, è arrogante come suono. È fruscio, io non sono da 33 giri, io sono da CD, cioè voglio proprio il silenzio. Ti piace l'HD della montagna. Cioè quando io sono in montagna, nel silenzio, cade un sassolino e già fastidio e dici no. Eh sì. Chi è? Chi è? Cos'è stato? Quindi... No, io non voglio farti cambiare idea, però voglio portarti degli argomenti. Ma non ci riusciresti? Non c'è riuscita a farmi cambiare idea. Sonia, che è di Sanremo, quindi figurati, lei è proprio mare, quindi... Mare, beh, certo. Mi costringe alla spiaggia ogni tanto, va bene, scendo a compromessi. Ma ormai mi conosce, quindi sa quali sono i criteri che deve adottare. Scusa, quanto tempo passi tu a Sanremo, in questa località di mare, che molti conoscono per questo... Il famoso teatro senza il pubblico. Esatto, il teatro Ariston, dove si svolge l'unica kermesse italiana, sì. Perché la kermesse è solo Sanremo. Ma sì, ci sì. Passo oramai parecchio tempo, soprattutto d'estate. Perché poi Sanremo non è la tipica... Io ci voglio bene ormai a Sanremo, quindi la conosco un po'. Non è la tipica cittadina ligure dove dici, vabbè, casa, mare. No, è una cittadina, cioè fa provincia, è grossa come città, quindi non è che proprio... Dici, la località marina, piccolina, il borgo... No, anzi, ha dei bei litorali. Io sono abituato, ad esempio, ai litorali quelli belli, quasi selvaggi della mia città, Taranto. Infatti è difficile a volte andare al mare a Taranto perché spesso mancano proprio i parcheggi, no? Ci sono queste macchine che si insabbiano fra le dune. Guarda, e quindi fa anche ridere quando torni dal mare e vedi quello lì che bestemmia, che sta lì da 4 giorni e non riesce a far uscire la macchina. Però... Anche il mare in realtà può essere rilassante, perché se tu ci vai dalle 6 di pomeriggio in poi e ti godi il tramonto, ma anche ogni tanto qualche zanzara, però devo dire che è molto rilassante guardare il sole che si nasconde dietro le onde. Ma quello mi piace, quello è un aspetto del mare che mi piace, quello che non mi piace è... Quello che va dalle 10:30 di mattina alle 6 di pomeriggio, cioè quel calore, quel rumore, non ce la faccio. Quindi la tua vacanza ideale è mare il pomeriggio, montagna la mattina e una macchina molto veloce. Faccio chi va al cost to cost, faccio cost to mountain. Sì, cioè mi piace il mare, lo apprezzo ogni tanto, ma alle mie condizioni, che non è che siano condizioni tipo o Maldive o niente, no, mi basta, no. Basta che tu mi lasci lì tranquillo e non pretendi. Ah, ma siamo venuti al mare e stai sotto l'ombrellone? Ma non l'ho chiesto io. Quindi, vabbè. E comunque c'è anche l'alternativa, nel senso che se posso scegliere, io sono tipo da capitale europea comunque per le vacanze. Capitale europea, quindi. Sì. Mi piace. Sei un turista che va a vedersi il museo, la piazza, ecco. Quello mi piace, mi gratifica, scopri cose nuove, vedi nuove città, vedi nuove cose, quindi quella se mi chiedi, hai un fine settimana, allora, cosa scegli? Mare, montagna, capitale europea? Boom, capitale europea.
Invece... non era una battuta, era un concetto, non si fa il boom sul concetto. E non ho ancora fatto boom in realtà, quindi beh, siamo... perché è una chiacchierata confidenziale. Io invece ammetto di non essere il turista perfetto, cioè a me non piace viaggiare, a me mi dà ansia tutto quello che comporta il dormire fuori casa la sera. Sì. Anche perché non mi piace stare negli alberghi, pensare che il giorno prima lì ci hanno dormito, il giorno ci hanno dormito nella migliore delle ipotesi, ci hanno dormito. appunto ci hanno fatto i bisogni e magari parlo anche dello stesso letto, quindi non ma quello mi dà fastidio. Io a me piacerebbe andare, che so, in America, però ho chiesto, non riesco a tornare in serata. Che ci ho pensato di andare a Pasquetta. Quello però... ti frega un po'. Ma è il posto più lontano dove tu sia mai stato? Credo in Grecia, ma quando avevo 18 anni. Veramente io non amo viaggiare. A me mette un po' l'ansia l'aereo, ma quello che riguarda le procedure burocratiche, cioè del se perdo l'aereo, perché è una rottura ogni volta, cioè sta ansia. Perché non è come il treno, io se posso vado in treno ovunque, perché il treno ne perdi uno, vabbè, ce n'è subito uno dopo, un posto lo trovi. L'aereo si innesca una serie di procedure che ti demotiva e ti sconforta, ti rovina la vacanza. Sì. Io il posto più lontano, allora, ho fatto una volta uno scalo a Tokyo, che è già abbastanza lontano, secondo me sì, quando sono andato in Cina. E poi... Caspita, tu hai viaggiato, fortunatamente sì. E poi... E non mi hai mai portato una calamita da Tokyo, quella del frigorifero, del frigo. Del frigo. Un'altra volta alle Hawaii sono stato. Alle Hawaii. Quella. Sono stato alle Hawaii, che non so ma se... Ma nella parte delle montagne sei stato tu. Esatto, perché il mare, vabbè, era lì, Ma no, allora, sono andato alla Hawaii, prima cosa che ho fatto io, anziché mare, era il periodo in cui ero un fan accanitissimo, adoravo Lost. Per cui siccome l'hanno girata alla Hawaii, sono andato a vedere la spiaggia dove hanno girato i primi due episodi, quelli con ma la sei andato lì per cercare di capire anche la trama e il esatto, finale? A vedere se c'era qualcuno, qualche autoctono. Se c'erano dei testimoni! E quello è stato forse il viaggio più lungo che abbia mai fatto, in termini di distanza. In termini di tempo, invece, mi ricordo con affetto, con tanta gioia, gli Interrail. Tu non hai mai fatto l'Interrail? No, mamma mia, quanta bellezza. Ma perché guarda, questo è il pregio e il difetto dei pugliesi, che considerano le vacanze solo Puglia. Per cui io veramente passo 3 mesi all'anno in Puglia e basta, mi fermo lì, sono stanziato. Ma da sempre? Cioè da quando eri piccino? Sì, da piccolo a 4 anni è raro che andavo a Vienna da solo. No, insomma, quello sì, ma detto, magari dopo la maturità. Io l'Interrail l'ho fatto l'anno della maturità, cioè queste robe da film di Fausto Brizzi. L'anno della maturità sono andato in Grecia e è finita lì l'esperienza, insomma. Anche perché andai in campeggio, mangiavamo tutti i giorni pasta col tonno. Io ho un bruttissimo ricordo dei viaggi, ecco. Non... Ma perché... Ho un imprinting... E poi, a proposito di aerei... Io ho anche un imprinting negativo sugli aerei, perché mi ricordo una volta mi persi alla stazione perché stavo seguendo mio padre che aveva un cappotto marrone. In realtà non era lui che stavo seguendo, ma un altro. Mi sono perso e sono stato costretto a rimanere in casa una settimana a Natale. Ma io una volta sola mi sono perso ed erano le giostre di una festa. Mi ricordo la sensazione di smarrimento, cioè sono sceso dagli autoscontri, non ho più visto nessuno. Nessuno, fortunatamente mi hanno visto, mi hanno portato in un ufficetto lì di persi e ritrovati, dove abbiamo cominciato a guardare i cartoni animati assieme ad altri bambini che si erano già persi. Sono arrivati i miei e hanno detto così, e io no, un attimo, adesso devo finire il cartone. Quindi talmente il era piccolo Federico si è perso, esatto, e qui a vedere i cartoni con altre 50 persone, grazie. Hanno fatto l'annuncio, come ti chiami? Federico, ma... il bambino Federico, attendi i genitori all'ufficio. Io una volta sono stato anche io lasciato da mio nonno sull'autoscontro, mi ha lasciato lì 3 mesi, praticamente sull'auto pagavo anche il bollo. Cioè, io oramai ho capito che l'intensità del boom è proporzionale alla pausa, al silenzio, cioè perché c'hai una salita. Ma lo sai, mi conosci. E invece la prima vacanza che tu vorrai fare appena tutto questo sarà finito? Bellissima domanda. E guarda, per me in questo momento c'è tabula rasa, per cui io in questo momento
adorerò andare ovunque, dalle città d'arte alla montagna, al mare, a Pavia, per dire. La Certosa, non sono mai stato nemmeno io la Certosa di Pavia, quindi molto promettiamo bello. Solennemente che appena tutto questo sarà finito, sarà possibile, sì. Io e Vincenzo realizzeremo un video alla Certosa di Pavia. Video... Ok? Va bene, andata. Sì, siamo interrotti, ma andiamo avanti comunque. Ecco. Io invece il primo viaggio che ho in mente lo so già. No, ridì perché... il concetto perché ci siamo interrotti. Vai, ridillo il concetto. Ribadisco, appena tutto questo sarà finito, io e Vincenzo andremo a realizzare un video per il nostro canale, che sarà diverso anche quello perché ognuno realizzerà il proprio, alla Certosa di Pavia. Ok? Ci sto, perché andata, questo è il bello, cioè dobbiamo iniziare anche a uscire dalle nostre stanze, per cui veramente sarà anche andare alla Certosa di Pavia, che da me dista mezz'ora. Ecco, anche quello sarà un viaggio, quando potremo uscire, ma in realtà possiamo già farlo, soltanto che dovremo andare nel freddo e con le mascherine. Insomma. E faremo il pranzo al sacco anche. Di pranzi al sacco. Io amo. Ecco, perché quando viaggio, perché immaginati questi 1000 chilometri che faccio da Milano fino a Taranto. Cioè, ma hai un'immagine da Marco Polo, nel senso, cioè proprio parti alla ricerca di spezie, alla ricerca di ricerca di cozze. Non lo so, ma e mi piace comunque preparare proprio le colazioni al sacco. Un'epopea ogni volta sembra quando racconti tu. Io invece devo andare ad Amsterdam, perché avevamo un viaggio in sospeso ad Amsterdam per il compleanno di Sonia, perché Amsterdam è una delle città che mi piace di più in Europa. Come mai ti piace? No, non fumo, non faccio niente, io non bevo, non fumo. Però mi piace, anzi, se volete sapere, sul mio canale trovate 6 puntate dell'ultima volta che sono stato ad Amsterdam. A questo siamo? Siamo a questo? Allora io inizio a cliccare sulle playlist, vai con le playlist. Autopromozione, questa è come Mediaset che scrive autopromozione. Stampanti. Però il primo viaggio in aereo, spero Amsterdam e poi un po' di montagna. Perché come diceva nel film di Francesco Nuti, Tutta colpa del paradiso, che è un film bellissimo secondo me. In montagna il polmone gode. Sì, assolutamente. E anche l'appetito ci guadagna. Invece io ricordo che prima della pandemia stavo per acquistare, ma proprio, guarda, stavo cliccando acquista, poi è pronto in tavola e sono andato. Non l'ho fatto più. Stavamo per fare una settimana con tutti i bambini a Euro Disney. Wow, non ci sono mai stato. Però ci saremmo trovati in piena pandemia. Io non sapevo più come dirlo a mia figlia. Ho detto, amore, niente, Elsa di Frozen c'ha il Covid, non possiamo più andare. Niente, rimandato anche quello. Vabbè, saranno tante cose che dovremo recuperare. E prenoteremo anche la vacanza. Quanto siamo? E questo non lo recuperiamo, abbiamo sforato, altrimenti ci invalidano, allora, il format. Quando sforiamo, comunque nel dubbio chiediamo sempre scusa a Bruno Vespa, perché è quello che si arrabbia di più quando qualcuno sfora, perché ha proprio la faccia incrinata di chi... Quei nei non sono nei, sono incazzature di gente che ha sforato, capito? Che sono li ha somatizzati così. E ogni volta la prende benissimo quando qualcuno sfora. Per cui ti ringrazio ancora una volta, Vincenzo. Grazie a te, Federico. Sono curioso di vedere il tuo video, ma intanto linko al mio. Poi link dappertutto. Allora.